una delle regole fondamentali quando si fa un'intervista è che l'intervistatore non deve mai parlare di se stesso, ma noi oggi la trasgrediamo e diciamo che io sono qui a Tunisi per porre insieme ad altri amici, ad altre persone, ad altri partner le basi dell'Accademia del Mediterraneo per il cinema. Ma a Tunisi c'è anche un'attrice, Annalisa Vespa. E tu che ci fai a Tunisi, scusa? Ma io la stessa cosa che ci fai tu, penso, no? Si tratta di cinema e quindi eccomi qui e voglio anch'io essere presente perché mi sembra un'occasione veramente particolare, bella. Quindi per fare il cinema bisogna emigrare dall'Italia, fammi capire, perché io sto facendo un'altra cosa, cioè sto spero di allargare il bacino del cinema, ma tu che fai? Vieni a fare attrice qui? Io vengo anche qui, sì, mi sposto, sono migrante. E in realtà, ecco, ci sono veramente delle cose importanti che appunto a Tunisi si svolgeranno a breve, veramente a breve. E quindi, ecco, la curiosità mi ha portata qui e l'intuito non mi ha fatto sbagliare, devo dire, penso di aver fatto la cosa giusta. Ma tu hai cominciato a fare l'attrice per intuito o per... Per me stessa, per intuito sì, in qualche modo sì, nel senso che credevo che il teatro, la recitazione fosse un modo per andare oltre me stessa per quello che ero in quel momento ed effettivamente non è stato diverso, anzi in realtà tutto è andato oltre le aspettative. Ma attori si nasce, si diventa, occorre formazione, occorre talento innato? Probabilmente occorre un mix di tutte queste cose, poi ognuno sicuramente ha il proprio percorso personale, sicuramente appunto c'è bisogno, insomma qualcosa dentro la si deve avere, però credo che la formazione sia importante, credo che sia anzi necessaria proprio perché ti permette poi di raffinare tutto quello che porti dentro e che potresti esprimere, per esprimerlo ecco al meglio insomma. Insomma aveva ragione De Filippo, gli esami non finiscono mai, bisogna continuare a studiare. Beh sì, ma questo sicuramente se soprattutto si vuole evolvere in qualsiasi ambito e quindi anche in quello attoriale. Questa è Annalisa Vespa.